Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Questo è il format Ticket to Ride che, come sempre, voglio precisare, un format fatto e inventato di sana pianta dal mio socio Massimiliano Zorzato e ci ha fatto conoscere gli Zipper Blues. Buonasera ragazzi. Ciao. Ciao. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti. Quindi io vado un po' in ordine. Qui abbiamo alla voce Sara, chiaramente. Tutto. Al basso abbiamo Davide. Sono io. Ciao. Eccolo lì. Matteo alla chitarra. Eccolo. E Sciapu alla batteria. Eccolo qua. Ciao. Ci siamo tutti, fantastico. Quindi voi siete una, da quello che ho scoperto in voi, una band nata nel 2018, se non dico male, e siete veronesi, siete su da quelle parti fantastiche del Veneto. Sì. Veneti sì. Poi io sono bellunese e Matteo il chitarrista è della zona di Rovigo, per cui però il Veneto è quella, la regione che ci accomuna, dai. È l'epicentro. Scusa, Sciapu ha origini francesi. Ah beh, è vero, sì, sì. Solo il cognome, origini francesi, però sono italianissimo a tutti gli effetti, quindi sono veneto. Fantastico, fantastico. Eccezionale. Beh, insomma, dai, una bella band. So che appunto fate musica rock anni 80-90, roba vostra però, no? In inglese. Sì, sì, sì. Quando ci siamo conosciuti, appunto, abbiamo formato la band, abbiamo iniziato chiaramente a tentare di creare, insomma, le nostre influenze, i nostri ascolti arrivano un po' da quelle epoche, new wave, post-punk, anni 80, mescolata un po' anche a tutto il periodo degli anni 90, quindi di Seattle, del grunge, della musica che arrivava dall'America, per capirci, ecco. E scriviamo, i testi li scrivo io in inglese, cercando di armonizzare la voce sulle loro partiture strumentali, e quindi è una costruzione, diciamo, di gruppo. Quindi il nome del gruppo, una citazione degli Smashing Pumpkins, un gruppo americano, no, fine anni 80 più o meno, no, formatosi a Chicago, no, sono nati a Chicago, dove la culla del blues elettrico proprio, no, che poi loro facevano tutt'altro di blues, facevano ben poco. So che avete un brano molto bello, I Wish I Could Be Like a Tree. Questo brano, cioè, vorrei poter essere un albero. Da dove è nato? Sure. Allora, I Wish I Could Be Like a Tree è una frase che viene estratta da un brano che si intitola Insanity e che fa parte appunto del nostro EP di 5 brani, il primo che abbiamo pubblicato. E diciamo che Insanity è un pezzo che parla un po' di perdita della bussola, insomma, abbiamo composto durante il Covid, quando eravamo pieni di paure, frustrazioni, non sapevamo più da che parte girarci tante volte, per cui questa pazzia presa anche nella parte strumentale e nelle frasi scritte, dove a un certo punto io dico anche mi sembra di parlare con i gatti, vorrei essere come un albero, frasi di questo genere, perché stavamo tutti un po' perdendo la direzione, ecco. Mi sa che l'abbiamo persa un po' di più di quello, dovevamo uscirne più buoni, ma mi sa che ragazzi siamo usciti più cattivi, c'è in giro una cattiveria. Anche smarrimento. Sì, tanto, vero? Più che altro. Sì, doveva servirci magari di lezione per capire cosa vuol dire vivere un po' chiusi, eccetera. E come al solito non si è capito niente. Poi noi italiani siamo una favola, no? A fare tutto il contrario di tutto. Bene, so che, so perché chiaramente vi ho studiato, non è che sono un veggente, avete partecipato a diversi contest. Com'è stato partecipare a questi contest? Allora, abbiamo scelto di partecipare ai contest perché per noi era all'inizio,
diciamo così, quindi appena qualche mese dopo che ci eravamo formati, era la strada più semplice per testare dal vivo sul palco quello che stavamo facendo, quindi avere un confronto con un pubblico, avere un confronto con le altre band e capire se quello che stavamo facendo poteva avere un senso, un riscontro di qualche tipo. Quindi per noi è stato molto utile, anche perché ci ha dato la possibilità di un po' di intanto di fare il battesimo del fuoco, e nonostante avessimo un repertorio molto limitato, ci ha dato anche la possibilità di crescere, di prendere confidenza con il palco, con la situazione dei live, è stato molto utile. Ci ha dato un po' di fiducia. Sì, perché con grande sorpresa sembrava piacessimo anche a chi ci ascoltava. Soddisfazioni sono arrivate, no? Perché ho visto che insomma siete arrivati i terzi al Padova Rock, quindi soddisfazioni, oltre a essere piaciuti, ma insomma siete arrivati anche a ottimi livelli. Tra l'altro con i conflitti che avevamo, perché qualcuno diceva no, non siamo pronti, sì, andiamo, no, non siamo pronti, sì, no, dai che proviamo, sì, ci buttiamo, no, ci bruciamo, ma chi se ne frega? E poi alla fine, inaspettatamente... Non so di che tu stai parlando. Io non me la ricordo questa cosa. Ma è sempre così. No, è sempre così, cioè, io ricordo anch'io quando iniziai, che ero molto piccolo, io il primo palco avevo 15 anni, mentre gli altri erano molto più adulti di me, quindi il chitarrista solista aveva 8 anni più di me, io ho 15 anni più 23 anni, il batterista ne aveva 20 più di me di anni, quindi io ero proprio la mascotte, ero quello più piccolino, e quando mi hanno detto... Boccia, sabato si suona fuori. No, guardate che io 15 anni, io non sono mica pronto, dai. No, ma io veramente dai. Poi, infatti si è rotto il ghiaccio, dai, poi dopo ci siamo divertiti, insomma. Beh, invece voi avete fatto bella strada, insomma, siete arrivati alle, insomma, finalisti Tregnago Rock Contest, insomma, cioè, ragazzi, mica bau micio, insomma, e avete aperto il concerto di un mito pazzesco per me, poi super mito Pino Scotto, cioè per me è veramente un personaggio fichissimo, con un che ancora oggi picchia di brutto, sì, mamma mia, sì, è stato bello. No, ma la cosa figa lì è che dopo nel pre-live ci raccontava di quelle cose, di quegli aneddoti che aveva a fine, porca miseria. Sì, negli anni 80, esatto. Vanadium. Quando è stato in America anche, dovrebbero aver aperto dei concerti per i Motorhead, roba così, era rimasto ancora lì, le storie si sprecavano. Poi stato... lui è uno un po' come me, per farlo star zitto bisogna sopprimerlo. Va a parlare, vero? Sì. Super chiacchierone. È un chiacchierone mica da poco. Sì, infatti, allora, io appunto, il mio ufficio stampa gli sta correndo dietro per intervistarlo, però è sempre impegnatissimo, è sempre presissimo, lui poi c'ha il suo programma, quindi non è proprio, non è facile prenderlo, no? Però, vabbè, prima o poi ci arriviamo, siamo riusciti ad arrivare... a prendere dei personaggi interessanti, tipo, vabbè, abbiamo qui al salottino Andrea Braido, quindi riusciamo a prendere anche lui, sicuro lo prendiamo. Però quindi, nella rete, poi, quindi ora so che siete lì in procinto a fare un album. Sì. Vai. Allora, sì, noi per la verità abbiamo già pubblicato un EP, nel 2022, quindi abbiamo già avuto un'esperienza in studio,
Adesso ci siamo ricavati un po' di tempo per, diciamo così, mettere una chiusa a tutte quelle che sono le idee che avevamo un po' in cantiere, sulle quali stiamo lavorando ultimamente, e a novembre dovremo, novembre dovremo tornare in studio. Primi novembre. Quindi speriamo di riuscire a finire con le registrazioni, con il mix nel mastering per la fine dell'anno, insomma, da poter poi uscire con un disco nuovo. Bell'impegno, soprattutto, come dico a tutti qua in Italia, difficoltoso. So che esattamente sì, sono più le porte che si chiudono che non fa quelle che sia, cioè, bisogna aprirle, bisogna farsi forza, cioè, andare a spallate tante volte, e si fa veramente fatica, sì, in termini proprio sia di impegno ma anche economici e tutto quanto, cioè, c'è un lavoro sotto che non è solo fare le prove, vai giù, attacca e suona, cioè tutto quello che gli va intorno è veramente impegnativo. Sì, però molte volte la cosa che lascia un po' è che la gente magari non lo sa, o le persone non lo sanno, cioè vabbè, vi divertite, suonate, sì, però dopo sotto, per arrivare a quello che, a cui si cerca poi di arrivare, c'è da farsi insomma un bel mazzo. Sì, c'è da farsi il mazzo, ma sai, le persone che dicono così le incrocio anch'io tantissime, tanti che vedono, alcuni vanno a vedere il mio canale, cioè dico, ma Carlo, sei lì che ti diverti, non fai niente, vai lì a intervistare la gente, momento. Io faccio un lavoro, poi per fare il resto devi ritagliarti i tempi, devi sacrificare la famiglia, e c'è dietro tanto lavoro, perché ci sono le interviste, ma poi c'è l'editing che ti porta via tanto tempo, insomma, e poi la classica battutina che sicuramente diranno anche a voi, perché è una classica, ma guadagni tanto? Sì. Dobbiamo mettere con fidanzate, mogli, quanto spendiamo. Quanto spendiamo? Dobbiamo far finta. Soldi se ne vanno tanti, ma dentro non entrano quasi mai, o se entrano sempre pochi, no? Però la passione, sì, dai, è quella che ci fa andare avanti, sì, no? Quella ci tiene in piedi, perché sennò... esatto, però vedo che è un problema, proprio come dicevo prima, in Italia, perché ho intervistato altri ragazzi, che musicisti che sono all'estero, italiani che sono all'estero, e mi dicono tutto il contrario, appunto, dell'Italia, completamente il contrario dell'Italia. Cioè, io ho intervistato una ragazza tempo fa, una violoncellista molto brava, veramente molto brava, che lei è in Olanda, e lì lei suona praticamente tutte le sere. Quindi, cioè, e lo stato italiano, lo stato olandese dà una mano ai musicisti emergenti, finanziariamente. Ma no, non è una sorpresa, in Italia lo sappiamo tutti, adesso noi siamo anche parte in causa, io e Davide, perché abbiamo anche un tributo, e in Italia appunto va la musica, la cover, i tributi, e non vanno la musica originale, quello lì è già l'inizio, e dove si dice tutto, si spiega tutto quello che è l'andamento della musica in Italia. Praticamente il nuovo non funziona e non interessa, perché le persone, oltre che i locali, le persone sono sempre preposte ad ascoltare cose che già conoscono e non spendono tempo ad andare a scoprire musica nuova, perché comunque è un impegno, diciamo così. Sì, concordo. Le tribute band ne discuto sempre, io in ogni intervista che si fa cadiamo sempre in questa discussione. E io sono, ripeto sempre queste cose come un disco rotto, io dico sempre che personalmente è un mio pensiero, discutibile chiaramente, a me però le tribute band mi fanno venire l'orticaria, cioè, questo è il mio pensiero, per l'amor del cielo, poi anche se ho visto delle tribute band molto brave, e qui mi fa venire ancora di più l'orticaria, perché dico, caspita, ma se sei così veramente tanto bravo a arrivare a imitare quel personaggio, fatti del tuo.
no? La cosa che non mi piace è andare a proprio a scimmiottare, no? queste band famose, perché quello vuol dire proprio scimmiottarle, no? Cadiamo nel retorico. Sì. Beh, di certo, ma io penso che però in Italia ci sia anche una grande difficoltà pratica nell'inserirsi, sia che fai cover, che fai tributo, che fai. Perché secondo me all'estero, anche se arrivi come musicista emergente e stai lì un po' di tempo, conosci un po' di genere nell'ambiente, in qualche festival a suonare ci finisci. Qui in Italia è una cosa così, ci sono le lobby. E se non entri in determinati meccanismi, e non credo sia solo a Verona dove siamo noi, è in tutta Italia, se non conosci la persona giusta e non vai da nessuna parte, non, ci sono sempre gruppi che suonano, sempre quelli amici degli amici che sanno che riempiono il festival piuttosto che la serata, e di scoprire nuove band del loro territorio non gliene frega niente. Io ho pure questa cosa che è molto mareggiante. È vero, a parte i Maneskin, velo pietoso, un velo pietoso. Sono finiti, ma era normale, il destino era scritto. Il destino. Comunque, era scritto. Un'altra cosa, cioè, anche è proprio la mentalità della gente, non è solo, cioè non è proprio il paese, cioè il paese sì, comunque ti taglia fuori, cioè il sistema che abbiamo ti taglia fuori, però è anche la mentalità delle persone, perché se le persone avessero una mentalità, un approccio diverso rispetto a della musica nuova comunque che esce, e venissero ad ascoltarti nei locali dove vai, probabilmente si andrebbe a scardinare qualcosa che invece è chiuso ermeticamente, cioè nel senso, si collega a quello che ho detto. Cavolo, abbiamo amici o gente che stasera suoniamo a, che ne so, Villa Franca. Ma là, fin là, cioè, fin là, son 10 km, cioè devo venire a suonare il campanello per, non lo so, cioè. È vero. Vieni, in una birra, stai lì mezz'ora, un'ora, poi vai a casa, non è che suono 12 ore filate, cioè. È vero. E invece anche lì, vedi, però magari viene sempre, sono andati a mangiare la pizza e dopo magari sono andati a far serata in un pub dove si sono scolati magari, che ne so, 4 Coca-Cola, sono stati là fino alle 3, però venite a sentire te lì, non beh, cioè. E allora di cosa cultura che manca? Sì, è tutta una, proprio manca una cultura musicale, cioè una cosa che non c'è più. Io, cioè, negli anni 90 c'era sta cosa, perché io mi ricordo che ero ragazzino negli anni 90, avevo 13, 14, 15 anni, e stasera sono gli Zipper Blues a Villa Franca, si partiva il motorino e andavamo a sentirli, stavi lì per quanto suonavano, facevi serata, cioè ci si muoveva in gruppo per andare ad ascoltare gli amici. Invece adesso basta, ognuno va per la sua strada. Sì, è vero. Diciamo che sono spariti anche i talent scout, eh? Sì. Una volta c'erano questi personaggi bravi che giravano nelle discoteche, nei pub, eccetera, di un certo livello, e quando sentivano una band che piaceva, facevano di tutto per portarla, per farla emergere, no? Claudio Cecchetto era uno dei più famosissimi, no? Che lui gironzolava, lui e sua moglie gironzolavano per le discoteche o per i pub, e andavano a scoprire queste band, poi li facevano crescere, nascere, eccetera. Una volta lo faceva anche Mara Maionchi, poi si è data al talent e poi si è rovinata totalmente, perché una discografica che ti fossilizzi in un talent, sì, ok, figo, perché sei davanti alle telecamere, però torna a fare quello che facevi prima, vai nei locali che ci sono. Anche quello, esatto, che abbiamo. Sì, c'è bisogno anche di quello adesso, cioè uno che, secondo me, personaggi di quel calibro lì, se avesse ancora la sensibilità di capire questo, e probabilmente ce l'ha, però magari, probabilmente, secondo me, a una certa età si è anche rotta, però. Certo. Cioè, fai un addestramento a tante ragazzi, persone, a fare quello che facevi tu, e mandali in giro, cioè nel senso, sarebbe, secondo me sarebbe più costruttivo e più utile così per la musica, per anche fuori, che ingaggi a fare quel lavoro lì piuttosto che l'altro. Chiaro, sì, dopo sarà
Ma ormai è tutta una questione, anche perché penso che ormai non ci sia più meritocrazia per nessun musicista. Se vuoi farti produrre da un'etichetta devi pagare. Cioè, sì, sì. Cioè non c'è più nessuno che investe su un artista. L'artista deve pagare per farsi produrre ed essere conosciuto. Io lo sto sentendo anche con le band giovani che girano qua nel veronese, per cui sì, sì. Noi ne stiamo intervistando veramente tante e questo è quello che viene fuori. Cioè, tutti quelli che stiamo intervistando sono praticamente tutti ripetono questa storia qui. Cioè, non c'è più nessuno. Poi vanno a fare alcuni degli investimenti che quando si spegne l'autotune. Sì. Cercavo io una figura del genere, cioè, sono soddisfazioni. Sì, e sono quelli che poi sono lì a fare i giudici ai musicisti che sanno veramente suonare, no? Infatti c'è gente che è stata poi eliminata, che ha iniziato a fare dei video. C'è una ragazza l'altro giorno che ha detto, ma questo qua mi ha eliminato a me un paio d'anni fa. Esatto. Però purtroppo sono lì nella seggiolina, perché torniamo a dire quello che dicevamo prima, le conoscenze, l'amicizia, il nipotismo e bla bla bla, e il resto che va, purtroppo, e in Italia funziona. Questo sistema. Quindi ci consigli di scappare all'estero? No, io vi consiglio di rimanere, perché siete una band che innanzitutto piace e sicuramente farete fatica, come tutti, ma sicuramente le vostre soddisfazioni verranno fuori. Poi sono quelle che sono più belle, no? Quando arrivano le soddisfazioni con la fatica, il sudore, dice, cavoli, è nostro questo, no? E quindi scappare all'estero, poi, wow, ragazzi, l'erba del vicino è sempre più verde, ma però bisogna andarla a vedere, no? Io, certo, sì. Credo sempre a tutti quello che mi dicono, che quelli che intervisto che sono andati, per esempio ho intervistato un po' di tempo fa Riccardo Marra, che lui ha fatto le navi da crociera, che lui è stato in Finlandia eccetera, e lui stesso abita vicino qui al Salottino, e ha detto, guarda, io ritornerò là, ma perché là il tempo si è fermato degli anni 80 in Italia, lì è come qua era nel 1980, si suona tantissimo fuori, ma con band emergenti, cioè, ma anche con band famose. Le band famose che qua in Italia snobbano le band emergenti, là no, là le trascinano, se le portano dietro. Quindi proprio un'altra un'altra mentalità. Ragazzi, è così. Quindi, oltre all'album, tournée, rimanete nel Veneto o avete voglia di espandere? Sarebbe figo. Avremmo voglia, anzi tentiamo diciamo di trovare delle soluzioni, lì sarebbe da avere un booking che ti fa un po' di estero, però intanto secondo me quello che dobbiamo fare ora è avere nuovo materiale registrato bene e pronto da mandare a gente di booking, case discografiche e quant'altro, far sentire quello che sappiamo fare, perché poi adesso l'unica è avere qualcosa di ben registrato se vuoi mandare in giro, perché suonando così poco prima ti devono ascoltare ovviamente, per cui ora ci stiamo proprio prendendo il tempo per preparare tutti i pezzi, e abbiamo già dei concerti che abbiamo fissato, alcuni già per gennaio e febbraio dell'anno prossimo, che il nostro batterista Shapu è bravo, è un po' il manager, trova le date, diciamo che ci aiutiamo un po' tutti, cioè chi è più bravo in una cosa, chi è più bravo in un'altra, è giusto che ognuno faccia quello che gli riesce meglio al lato pratico per portare risultati alla band, e quindi dai, intanto però abbiamo veramente bisogno di mettere, diciamo, ottimo. Nero su bianco la nostra musica, fantastico. Ti faremo sicuramente avere una coppia, fantastico, l'aspettiamo. E adesso però mi tocca fare una domanda proprio al chitarrista, perché da chitarrista a chitarrista, la tua chitarra preferita? Allora, attento cosa rispondi. Mi cazzi sempre. Allora,
Attualmente sto usando molto Stratocaster, devo dire la verità. Ho appena preso una Vintera seconda serie che mi sta piacendo molto. E prima di quella usavo sempre Stratocaster, uso ancora tuttora Stratocaster Signature Jimi Hendrix, che è molto particolare. E prima ancora una Jaguar, però sì, fatta di liuteria, assemblata di liuteria un po' particolare anche quella, perché è una specie di Frankenstein. Della Jaguar c'è rimasto solo il corpo e diciamo il manico, così proprio un'assemblata particolare. Ho messo un P90 al manico e un single coil Telecaster al ponte, cioè molto aggressiva, che tra l'altro abbiamo appena finito, perché ho detto vabbè, adesso metto un po', abbiamo un live sabato e userò quella, quindi ho fatto il cambio corde, un po' di manutenzione, queste robe qua. Ottimo, fantastico. Prima mi sono incentrato su Gibson qualche anno fa, però qua mi hanno bocciato, mi hanno detto no, perché no, devi usare la Fender. Però devo dire la verità, qua non è vero. Sì, è lui. Ho messo il naso dentro Fender e devo dire che cioè, l'estrato Stratocaster, sì. Certo. La chitarra versatile per eccellenza, ci fai tu. Poi per quello che faccio io comunque in questo contesto qua è doc. Sì. È una chitarra doc. Sì, dai, la Strato, pensa, io da ragazzino non l'ho mai amata, io sono sempre stato un Gibson Les Paul. Sì, da bambino, e quindi ho sempre amato quella, però negli ultimi anni ho iniziato a avvicinarmi molto di più anch'io alla Strato. La bugia più grossa, questa è l'ultima. Ma poi provi anche a raccontartela. La bugia più grossa, no, ma non è mia, me l'hanno prestata. Classicone. Oppure la sto solo provando, poi gliela restituisco. Sì, no, adesso diciamo che è quasi così, perché con Firebird Strumenti Musicali, che dove io sono l'endorsement, collaboriamo. Me le presta, la tengo una settimana, 10 giorni, faccio la recensione e poi gliela riporto. Stavo dicendo questo anche prima di iniziare la prova, perché sarei molto a parte che i prezzi sono fuori misura, cioè nel senso anche per le messicane. Cioè. Ho guardato proprio una signature di Kurt Cobain, la Jaguar Kurt Cobain signature. Sì. Cioè che anche lì sì, dovresti prenderla, perché tu vai in un negozio e la provi, però la provi 10 minuti, un quarto d'ora, non lì, cioè ti fai più o meno lì. Però dopo te ne accorgi a casa, quando ci sono un po' di ore, un po' di prove, veramente, com'è? Cioè, rischi veramente di trovarti intrappolato, come ne hai già fatti di esperienze così. Cioè. Ecco, è una loop. Provarle dai piedi, da seduto, è un discorso. Il negozio. Sì. È tutta un'altra cosa, poi sai, il negozio te la fa provare quei 5-10 minuti, no? Dopo basta, invece portarla a casa una settimana è una tragedia. Riportargliela. Sì, finito. Sì, va bene. È così. Bene, ragazzi, fantastico, è stato bellissimo conoscervi. Noi del Salottino vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per il vostro LP, per il vostro futuro. Grazie davvero. Speriamo che ne arriveranno altri di LP e che qualche uno vi segua e vi faccia crescere come si deve. Questo ve lo auguriamo con tutto il cuore e vi seguiamo, perché vogliamo aver ragione, quindi vogliamo vedervi sui grandi palchi. Grazie. Bellissimo augurio. Grazie ancora, lunga vita al blues e buona continuazione di serata. Grazie, grazie mille. Ciao, ragazzi. Ciao. Capolino.